Bene, leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 15, e dice: L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. E ancora Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8. Gesù ha detto: Mi sarete testimoni fino all'estremità della terra. Gente strana? Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: Mi sarete testimoni. Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5, versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo, che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20. Che il Signore ci benedica.